Siamo in compagnia di Erminia Nigro, diplomata in clarinetto al Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza e componente dell'Orchestra Internazionale d'Italia, di ritorno da una tournée in Giappone. Erminia, ce ne vuoi parlare? Salve a tutti, grazie mille. Allora, l'Orchestra Internazionale d'Italia è un'orchestra che diciamo svolge la sua principale attività al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca, un festival lirico che quest'anno si svolgerà per la 43esima volta. Io dal 2013 lavoro con quest'orchestra come ruolo di secondo clarinetto. Il direttore musicale di questo festival è il maestro Fabio Luisi, che è il direttore principale del Metropolitan di New York ed è anche uno dei direttori che ci dirige normalmente nelle opere del Festival della Valle d'Itria. Però quest'anno, oltre a questo, l'Orchestra Internazionale d'Italia ha organizzato un tour in Giappone tenendo 4 concerti all'interno del Giappone con una pianista giapponese molto importante, molto anziana, e abbiamo tenuto 4 concerti, tra cui uno il giorno di Pasqua nella Concert Hall di Tokyo, in cui siamo stati ricevuti anche dall'ambasciatore italiano che si è insediato da poco. Questa esperienza è stata, penso, davvero importantissima e molto bella, anche perché il pubblico che abbiamo trovato in Giappone è stato molto caloroso e molto molto numeroso. Il tuo impegno nella musica continua anche con l'Associazione Culturale Cento Rami. Sì, allora l'Associazione Culturale Cento Rami, che è stata fondata nel 2009, di cui il presidente Giuseppe D'Amico, dal 2015, grazie al progetto La Nostra Musica Colta, di cui io sono il referente, ha avuto accesso al Fondo Unico per lo Spettacolo, messo a disposizione dal MIBACT, e anche il sostegno da parte della Regione Basilicata. Il direttore artistico di questo progetto è il maestro Simone Genuini, che è il direttore stabile della Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia. E diciamo, lo scopo principale di questo progetto è quello di mettere in luce il potenziale creativo giovani musicisti. Infatti, come attività principale abbiamo la produzione, ossia svolgiamo una stagione concertistica con un ensemble di musica da camera prevalentemente under 35. Questo progetto è triennale e quest'anno saremo al terzo anno. La peculiarità di questo progetto è che abbiamo sia repertorio dei compositori del passato come Beethoven, Mozart, ma anche ogni anno facciamo comporre dei brani appositamente per questo ensemble, anche come lo scorso anno, ispirandosi a testi di poeti lucani. Lo scorso anno siamo andate anche oltreoceano e siamo arrivati in Messico presso l'Istituto di Cultura a dicembre, in cui abbiamo svolto un concerto in duo, e lì abbiamo fatto la musica, un concerto completamente contemporaneo, ma quando noi suonavamo abbiamo trasmesso dei video in cui si vedevano un po' tutte le bellezze della Basilicata. Quest'anno continueremo con la terza annualità del progetto e avremo sempre brani contemporanei, brani di autori del passato e andremo sicuramente a dicembre, ma stiamo definendo, in Perù, sempre con il nostro ensemble. Un'altra peculiarità di questo progetto è il fatto che ci dedichiamo anche a delle fasce svantaggiate della società. E anche una cosa molto importante che ci preme è quella soprattutto di portare la cultura nella nostra regione, ma anche di avere dei rapporti di rete di turismo integrato nella nostra regione. Perché penso che tramite la musica e la cultura si possa avere maggiore sviluppo e affluenza anche di persone nel nostro territorio.
Oggi ci troviamo nel meraviglioso Palazzo Ducale di Pietragalla. Cos'è l'Accademia Ducale? Allora, l'Accademia Ducale nasce a dicembre dello scorso anno e io sono uno dei soci fondatori. Accademia Ducale Centro Studi Musicali. Nell'Accademia Ducale, come si può capire dal nome stesso, si studia musica. Si studia musica dai 3 anni senza limiti di età. Però, oltre a questo, abbiamo anche un percorso liturgico, ciò che significa che da noi si può specializzare anche una persona che vuole magari aumentare la sua formazione dal punto di vista di corista oppure di direttore di coro, organista o direttore di strumentazione liturgica. Qual è il tuo consiglio per tutte le persone, i ragazzi che vogliono intraprendere lo studio di uno strumento musicale? Bisogna sempre, diciamo, studiare con una consapevolezza, ma soprattutto con gioia, perché la musica è un qualcosa che, diciamo, nella vita non è soltanto sì, ok, studi, suoni, ma è una compagna di vita a tutti gli effetti, che ti insegna anche il rispetto, a stare con gli altri, eccetera. Quindi il consiglio che do è di avere il coraggio di farlo e di andare sempre avanti nello studio e di avere sempre un sogno alto.